Ragazzi, benvenuti e bentornati su God of War Ragnarok. Siamo pronti a proseguire. Abbiamo interrotto l'altra volta. Cioè, vabbè, non la commentiamo neanche quello che è successo l'altra volta. Una live incredibile, veramente. Ok. Che è successo ai colori per un momento? Era impazzito. Stavo dicendo, una live che non avrei mai voluto terminare. Questo gioco veramente è per ora incredibilmente continuo. Non ti lascia proprio il tempo di respirare. Uno vorrebbe sempre andare avanti. E oggi finalmente possiamo, quindi proseguiamo. C'è quelli strani colori, era così l'altra volta. C'è un tonino strano. Corsiere leggendario, ho fatto subito bene. Allora, abbiamo appena incontrato Freya. Ok. No, ho appena incontrato Freya e secondo me, ragazzi, la sua missione è più che riuscita. Era ovvio che non si sarebbe schierata dalla nostra parte, ma non ci ha ucciso. E è rimasta abbastanza sconvolta da quello che abbiamo detto, Ok, quindi... non sono morto, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Tutto questo potrebbe essere stato solo un'enorme perdita di tempo, Non la ma penso non così. lo Io ammetterò mai a Sindri, mai. non la penso come lui. Ok. Un giovane Atreus. Per fortuna amo arrampicarmi. Alfa. Ok, pezzi Oh, d'argento. grazie, Ymir. E Stai siamo bene? tornati. Com'è andata? Iniziavo a pensare che... Sindri, te l'ho detto che potevo farcela. Ma non penso Mente? che ci aiuterà. Ah, ok, no. Dov'è la tua collana? Oh, stavo pensando e... me ne sono liberato. L'ha presa lei, vero? Oggi era il tuo giorno fortunato. Allora dimmi, come ci si sente a farsi guidare dal caos? Io... Eccola la boss fight che stavo L'avevo appena aspettando. sistemato! Oh! Ma no, non è un boss. Schiaffa! Ho ancora qualche asso nella manica. Se hai bisogno di me, mi trovi qui! Dobbiamo prenderci un attimo, come sempre, la mano, eh. Però lui è veramente illegale. Lui è veramente illegale. Aia. Non stai sanguinando troppo, vero? Schiaffa! Ma dentro? No. Incubi! A me viene da Pure vomitare! gli incubi. Ok, Chi alfa? rischio di morire perché sono partito veramente male. Questo giro purtroppo. Wow. Sono più pericolosi gli Schiaffa! incubi, di lui. Oh no, Eccolo davvero? là. No, questa scena non avrei mai voluto vederla, ragazzi. Mai. L'altra volta abbiamo preso super ritmo con Atreus. Datemi un secondo che scaldiamo. L'avevo appena sistemato! Schiaffa! Intanto Ho tentiamo di... ancora qualche asso nella manica! Se hai bisogno di me, mi trovi qui! Non è stata una buona idea. Sanguinando troppo, vero? Sto rischiando il tutto per tutto. No. Volevo provare a fargli la finisher. Avrete capito. Mi sa che è meglio tenerlo a distanza e basta. Come avevamo fatto prima senza
gli errori. Abbiamo appena sistemato! Ho ancora qualche asso nella manica. Se hai bisogno di me, mi trovi qui. Incubi! A me viene da vomitare! È un problema, quando arrivano tutti. Lui è facile facile, ma... Porca miseria. Partiamo subito con un po' di difficoltà, ci piace. Ce l'abbiamo, Non... L'avevo appena sistemato! Ho ancora qualche asso nella manica. Se hai bisogno di me, mi trovi qui. Schiaffa! Quindi assolutamente fagli una finisher, ma... Incubi. Ah, ho sbagliato. A me viene da vomitare! Non puoi colpire mentre faccio la finisher, oh. Le regole fondamentali del gioco. Perfetto. Non è, sono finiti, mi sa, eh. Ah no, invece sì. Ok, era solo lo riparerò più tardi. Usciamo da qui prima. Ok, che siamo scaldati. Sì, buona per idea. Bene. Odio dovertelo chiedere. Ne parleremo con tuo padre? Visto che sei stato sincero e tutto. No, ti ucciderebbe. Perfetto. Bene. A proposito di sincerità, vorrei la tua opinione su qualcosa. Qualcosa che ho nascosto a mio fratello per lungo tempo. Attenzione, cosa che ho nascosto. Te lo dirò sulla via del ritorno. Forza. Non lo smettono mai. Aia, non stai sanguinando troppo, vero? No. Ok, torniamo alla torre di Alfheim. Dicevi? Molto prima che tu nascessi, ci fu un incidente alla fucina. Brock morì. Non morì. Non potevo accettarlo. Così andai al Lago delle Anime ad Alfheim per riportarlo indietro. Legioni di anime provarono a fermarmi. Le sento ancora strisciare sulla mia pelle. Il fatto è che riuscii a recuperare solo 3 delle 4 parti della sua anima. Sindri. Brock ha sempre pensato di essere rimasto svenuto. È da allora che mi tormento. Il pensiero mi tormenta. Devi dirglielo. Hai il diritto di sapere. Quando arriverà il momento. Un punto di anima? Come farai tu con tuo padre? Non è la stessa cosa. Atreus, io non nasconderei le cose a Kratos, visto che siamo noi Kratos, dobbiamo usarlo noi. E sappiamo i segreti di entrambi. Davvero? Ora? La fanno fuori quello che probabilmente sarà il cecchino dei due. Hai voluto il bastone adesso? No, non ci pensare nemmeno. Comunque, hai fatto del bene. Hai salvato Brock. Io ho causato problemi. No, ho fatto una scelta.
che non mi aspettava. Che la strada è di là. Quindi qua ci sarà un... Ah, stiamo facendo proprio la stessa identica strada, non me la ricordavo, ok. In che senso una scelta? Io... non potevo restare solo. Gli altri nani, quando l'hanno visto, ci hanno evitati. Così ci siamo trovati una nuova casa. Beh, esclusi il passato dai nani. Non si può cambiare, ma non deve definire chi sei. Torniamo a casa prima che mio padre si svegli. Potrebbe essere l'idea migliore di tutta la notte. A tre. A tre? È un... Sta zitto. Quindi non posso darti un soprannome? Ah, era un soprannome. Oh, come vuoi, Locke. No, così è peggio. Ah, mi è bastato dirlo una volta. Ok, siamo arrivati. Sani salvi. Sapevo che doveva mancare poco al ritorno. Anche se una bella boss fight proprio con la vita del boss non mi sarebbe dispiaciuta. Non mi ricordo se l'abbiamo fatta. Frena, frena, piccolo Jotun. Ok, magari Tyr non è come te l'aspettavi, ma un fallimento. Lo hai salvato da un destino terribile. Non è poco. Ehi, forse alla fine potrà esserci d'aiuto. Forse. Ma mio padre non continuerà così per sempre. Probabilmente ha già scelto il nostro prossimo nascondiglio. Beh, non peggioriamo le cose facendoci beccare. Appena arriviamo, coprirò le nostre tracce vicino al passaggio e andrò sul retro. E tu comportati normalmente. Ma presto. Ci sgamano al 100%. Vai, vai, vai. Po, 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 po. Nessuno si è accorto di noi. Non è il rischio a preoccuparmi. Ci fidiamo della via che ci vogliono indicare. Mi fido della loro saggezza. È come se ascoltassimo direttamente la loro voce. Sicuro che i giganti non consiglino la guerra? Io li ho definiti saggi. Nella mia esperienza significa essere pacifici. Oh, fratellino! Visto? Te l'avevo detto. Atreus. Dove sei stato? A fare pipì. Spero che siate affamati. Ho una fame. A far pipì. Vi siete riposati quanto me? Scendo subito giù. Non può funzionare questo stratagemma, ragazzi. Questa è una salsiccia. Certo, non lo vedi? Prima il cibo era più buono. Vuoi provarci tu a cucinare per questa marmaglia? Accetto. Cosa? Atreus, abbiamo la prossima mossa. Oh, ma allora dove andiamo? Ad Alfheim, la casa degli elfi. Alfheim? Tu odi Alfheim, perché trasferirci là? Trasferirci? No, andiamo a cercare informazioni. L'altare di Groa, ragazzo. Tuo padre dice che l'hai trovato lì. Groa, la custode del sapere. Oh, forse c'è un segreto che posso svelare. Già, chi meglio di colei che ha visto tutto? Non sapevo se tu... No, niente. È fantastico. Alfheim. Ehi! Non scordatevi questa, vi ci porterà. Secondo regno da vedere, anzi terzo. Costruirò un tavolo più grande. Sotto questa canzoncina mi sembra tipo... Ce n'è di più per me. Bellissimo, bellissimo proprio. Tyr, mi piace anche il clima. Vuoi davvero venire con noi? Sì, quando sei pronto. Anzi, quando tuo padre è pronto. Se i miei consigli possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi,
È il minimo che posso fare per sdebitarmi. Inoltre, penso mi farà bene rivedere la luce di Alfheim. Quella luce elfica è roba buona. Ah, devo alzarmi io. Non avevo mica capito, eh. Oddio, siamo di nuovo Kratos, eh. Sarà... Dunque, chi ha avuto questa idea? Oh. Sarà dura, eh. Mimir, ovvio. Gli ho chiesto come mi aveva detto da fare, avevo già guardato. Profezie segrete negli altari di Odmar. Affascinante. E poi abbiamo fatto il punto su quali altari abbiamo visto. E tuo padre si è ricordato che quello di Groa è fuori dal Tempio della Luce. E visto che ora possiamo andare ad Alfheim, è stato subito chiaro come dovevamo procedere. Ah, salgono da qui, stavo cercando le scale. L'uomo più sapiente del mondo. Anche se i piedi non li hai. Mi è sempre piaciuto parlare di te, sai? Già. Ed è bello vedere. C'è uno slot nuovo, vuoto. Ah, ok. Gli attacchi mischi contro un nemico acquistano stati infitti danni sonici infliggono stornimento bonus. Fatto tutte le cose che dobbiamo mettere. Andiamo. Dietro di te. Ci vediamo tra poco al passaggio, amici. Andiamo a vederci questa Alfheim. Quindi il potere, quello del... Scusatemi, signore. Boh, non so come descriverlo. Quello che non siamo mi mai riusciti... Se vi do una sbirciatina, prometto che sarà breve. Ah, super. Ma... Bontà divina, che fisico poderoso. Capace di una straordinaria varietà di atti di violenza, immagino. Che cosa succede? È lo scoiattolo che si occupa dell'albero del mondo. Questo profumo delizioso... È ciò che penso. Scusate l'intrusione. Ah, certo! Resina d'ambra, nocciolato con una nota di nero di seppia. No. Non vi interessate di gastronomia, vedo. Un momento. Se tu sei Ratatoskr, perché non somigli a quello che viene in nostro aiuto? È una storia molto lunga. Oh! Ma hai detto bene, sono proprio Ratatoskr. Quello che conosci come Ratatoskr è solo uno dei miei aspetti spettrali. E uno particolarmente cattivo, per giunta. Lo considero così diverso da me che è praticamente un'altra persona. A proposito, Rancore, ti va di venire a vedere i tuoi amici? Fanculo, da fare! Suppongo che c'era da aspettarselo. Un piatto rancoroso. E comunque, adesso che l'ho ripulito di tutta la resina... Rivolete indietro il seme? È un seme. Proprio così. Un seme di Yggdrasil, per la precisione. Visto che i nani hanno eseguito una piccola riconfigurazione, serviranno semi come questi per aprire nuove destinazioni sul mio albero. Il tuo albero, eh? Certo, è il mio albero. Ecco, ora te lo mostro. Quindi ah, è regni di possibilità. Bro, che serviva un seme di Alfheim. Avete affari importanti in vista. Le strade si dividono come rami di Yggdrasil. Alfheim ti attende con un viaggio lungo e difficile. I terreni di allenamento di Nilfheim c'erano ricompense segrete. Potrebbero ancora esserci questioni sospese a Svartalfheim. Scegli con attenzione. Nuovi semi. Ok, tra tutti i quindi luoghi, il seme che avete trovato sblocca Nifelheim, un regno tanto antico quanto appiccicoso. E Musfelheim, crociolo. Helheim, Vanheim, Asgard e Jotunheim. Svartalfheim rimane a vostra disposizione se avete questioni irrisolte. Midgard con è qua. Bloccato. Beh, allora, missioni disponibili. Gli occhi di Odino sono solo i corvi, che non è una vera e propria missione. Noi per ora seguiamo la trama. Direi che siamo ancora troppo all'inizio per iniziare a fare backtracking. Andiamo ad Alfheim. Mentre viaggiamo, potresti raccontarmi la storia della tua visita al regno degli elfi.
Sì, certo. Alfheim è stato il nostro primo viaggio tra i regni col tuo tempio. Freya voleva unirsi, ma Odino le ha lanciato un incantesimo. Quindi abbiamo una nuova missione anche di Razzatosca. È terribile. Poi ci siamo fatti strada contro degli elfi scuri per raggiungere la luce. Interferendo nella guerra degli elfi? Non per scelta. Dovevamo riempire il Bifrost e ci hanno attaccati. E gli elfi scuri la stavano coprendo con una roba d'Arnia. Dopo averla liberata, gli elfi chiari sono tornati. Ad Alfheim le cose sembravano migliorate. E ora? Anche questi intermezzi sono carini. Una scusa per il caricamento, che ormai non è più così lungo. E anche per fare un piccolo riassuntino. Da quanto tempo? Da qui non saprei dire dove si trovi il tempio, ma è lì che giace l'altare di Groa. Storia spezzata. Già, non c'è una soluzione semplice per quella. Gli elfi combattono ancora? Sì. Alla fase di miglioramento. Andiamo. Ognuno a modo suo. Qua vediamo il primo segreto. Il Fimbulwinter è stato forte qui ad Alfheim. No. Le tempeste hanno colpito Alfheim molto prima del Fimbulwinter. Perché uno non dovrebbe scendere qui? Non mi sembra neanche un grosso segreto. Il deserto vivente. Era pieno di vita una volta. E musica. Il canto delle sabbie si chiamava. Ma ora è solo un'altra vittima della guerra. Capire qual è l'oggetto che ci dà le che ci dà l'argento. Fermo, sento qualcosa là fuori. È grosso. Lui è saltato e soffre. È grosso e soffre. Qua abbiamo un piccolo segreto. Un piccolo segreto secretoso. Allora, abbiamo anche le sfide da fare. Le varie sfide, stiamo andando avanti. Queste sono con le tecniche armi. Da lanciare. Da usare R1 e da usare R2, giusto? Sì. Poi qua abbiamo caricare con R2, che non lo facciamo quasi mai, anche perché ci vuole un sacco di tempo. È abbastanza difficile questa. Poi abbiamo, ok, quella della schivata. Questa dobbiamo usarla più spesso, magari oggi ci focalizziamo su quella. Scattare, pian pianino la facciamo. Schivata non la uso mai. Questa è bella, va bene. Mentre le lame del caos, siamo indietro. Intanto acquisto tutti i poteri. Queste due sono le schivate. Dopo aver trafitto un nemico con strappo di Iperione, tieni premuto R1. Bello. Che cosa senti? Iniziare a usare anche una specie le di lame. Animale. Come fa a vivere in una tempesta come questa? Ci sono molte grotte sotto al deserto. Non sono molto comode, ma gli elfi scuri fanno del loro meglio. Fatemi vedere un attimo questo attacco in salto. Due ambassi, uno sarà in alto. La logica di solito è così.
Possiamo raggiungere quel braciere dall'alto? Ecco. Forse facendo il giro. Vediamo un po'. Eccolo, il Tempio della Luce. L'altare di Groa è in cima. Possiamo sì. Hai occhio. Occhi da Bifrost. È tutto a posto? Sì, amico. Tutto molto bene. Potenziamento. Con queste casse arriviamo. Mio padre le adora. Uno di tre? Ok, aumenta sempre di uno. Ah, molto bene. Mio padre le adora. Giustifica anche il fatto che ci fermiamo a raccogliere le casse. Che cura, ragazzi. Freyr non è mai tornato ad Alfheim, vero Mimir? No. Il destino del suo regno avrà avuto la precedenza. Il corvo. Fratello di Freya. Sì. Lui però è di una stoffa diversa. Questo è abbastanza palese. Quanto siamo? 9 su 48. Direi che ci sta. Fatemi guardare sempre anche indietro, perché ripercorrere a ritroso una strada spesso fa sgamare i segreti. Qua non sembrano essercene. Let's go. C'è una barricata. Cosa sono quelle rocce scintillanti? Pietre crepuscolari. Sono rare, impiegano millenni a formarsi. È splendido. Riflette il lancio dell'ash. A volte la luce di Alfheim si lega bello. A una roccia, cristallizza e cresce come muschio su un albero caduto. Una vera meraviglia dei nove regni. Che figata. Non sapevo che potesse farlo. C'era un segreto. Zitta. Ancora voi. Schialba. A destra. Carichiamo l'ascia. Esploderà. Esploderà sì. Esplodono pure adesso questi cosi, dobbiamo stare ancora più attenti. Pom pom. Sfrutto questi per utilizzare questa abilità. Uccidi gli abietti. Livello argento. Quindi ci sono anche delle uccisioni. Beh, da uno in particolare. Queste cose mi fanno impazzire. Sono, se vogliamo, inutili. Se anche solo fossero di conteggio di uccisioni, sarebbero inutili. A me piacciono un botto. Bello. Vantaggio di scadi. Quindi fatemi vedere un attimo, perché sembra molto simile all'ultimo. Sì, è molto molto simile. Hanno preso l'ultimo e migliorato praticamente. Hanno il gameplay è molto molto simile, leggermente diverso, un po' più fluido secondo me. Hanno anche bilanciato la vita di alcuni nemici. Però sì, è in diretta continuità. Decisamente. Sì.
Sono tutte le cose anche da uccidere, bello. A te l'uno Doma non era piaciuto? Non ti aveva fatto impazzire? L'uno a me era già piaciuto un sacco. Questo per ora ancora meglio. Il fratello di Freya, com'è coinvolto? Molto tempo fa, Freyr dei Vanir giunse ad Alfheim e scoprì una terra bellissima ma devastata dalla guerra. Ok. Grazie ai suoi poteri divini, si impegnò a riportare un po' di pace tra gli elfi. Hanno sconvolto il gioco, eh. Già aveva funzionato molto bene, hanno confermato la formula. Hai raccontato come migliorata un pelino. Non appena se ne andò. Ci stavo arrivando. Sentito. No. Cosa? Sento come un battito d'ali. Basta, vi prego. Non è necessario. Cosa succede? Non vogliamo farvi male. Non abbiamo scelta. Abbiamo liberato noi la luce. Era una bomba. Premi due volte evidente alle 1. Devo fare pure il doppio parry. Non preoccuparti, ce la puoi fare. Non preoccuparti, insomma. Perché io mi preoccupo, dai. Perché ci attaccate? Vi abbiamo aiutato. Atreus, concentrati. Esatto, Atreus, tanto io qua. Ui, tu da dove sei uscito? È esploso sulla sua stessa bomba, godo. Sono meritato, nel senso che stavo insistendo per fare il colpo con R1, quello, la rasoiata da sotto che alza il ghiaccio. Non serviva. Ah, devo ribatterli tutti, vabbè. Come la pace finì non appena se ne andò. Avevamo vinto, peccato. Sentito? Oh no. Basta, vi prego, non è necessario. Non vogliamo farvi male. Non abbiamo scelta. Oh, yeah. Abbiamo liberato noi la luce. Lasciamo. Ed è gratis, non facciamoli. Uno si è trasformato. Sto dicendo, non facciamoli trasformare. Che violenza. Mamma mia, perché che violenza. Ci attaccate? Vi abbiamo aiutato. Atreus, concentrati. Io odio il fire. Eia. No. Facciamo così. Ci scaldiamo un po'. Ok. Peccato. Ci hanno attaccati loro. Quando entreremo sarà anche peggio. Davvero non c'è altro modo. Non è che ci lascino molta scelta. Così dice tuo padre. Sei solo ingenuo, credo. No. Sei solo ottimista.
C'è neanche un segretino? Eccoli. Argento e vita. Che avevano già piena però. Si prospettano dei combattimenti belli tosti anche qui, Gli elfi, se sono più di due, penso saranno un grosso problema. Meglio se proseguiamo, fratello. Non penso che abbiamo gli strumenti giusti. Però che palle. Un tributo a Freyr fatto dagli elfi. Quanti strumenti che non abbiamo. Si è precipitato a Vanheim. Che cos'è? Anche qua. Un ciondolo per scacciare gli incubi, quelli di Freyr. Conoscendo gli elfi, forse troveremo altri tributi. Sono tante cose che non possiamo fare. È così alto. L'altra volta siamo arrivati dalla cima. Non mi ero accorto che ci fosse tutto questo. È un vecchio portale, costruito per promuovere la cooperazione tra gli elfi. Pare che sia sigillato da molto tempo. Vieni, Tirko, bisogna di te. Entriamo? Prendi quella ruota e te lo mostro. Al tuo via. Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi, che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Padre, ora vai tu. Sfortunatamente per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. In realtà, gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Simpatici. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio? Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Sì, sì! Tyr, tu continua a spingere. Bravo, Atreus. Non ho capito questa soluzione del regno, non è più in equilibrio. Però va bene. Là è dove ce l'ha chiuso. Non si immagina cosa ti aspetterà qua dentro. Ricorda che qua era stato bello tosto. La statua di un elfo oscuro qui. Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì. Gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra, prima che scoprissero il potere della luce. Inquietante, direi. Luce solida. Alcune cose non cambiano mai. Sopra la porta c'è un cristallo di luce. La pietra conferisce un po' di luce alla tua ascia. Davvero utile. Ok. Scusa, si continua a muovere la telecamera, ma... Cos'è stato? Non ha senso rovinare la sorpresa. Devo assolutamente guardarmi intorno il più possibile. No. Wow, è la luce. Ai. Il lago delle anime non è mai stato così instabile. Già, è colpa del Fimbulwinter. Certo, rende la luce instabile. Quindi il fondo del pozzo di luce è il lago delle anime. Sì. Dopo la creazione dei nove regni, le anime cadute iniziarono a radunarsi in queste acque. Quando gli elfi scoprirono il suo potenziale, costruirono questo tempio per sfruttarne l'energia. Molti diventarono dipendenti dal loro nuovo potere. Così nacquero gli elfi. Ah.
E tra l'altro qui è dove c'è ancora un quarto dell'anima di Brock, quindi ciò di cui ci ho parlato prima, Sindri. Sono tutto molto tranquillo, troppo tranquillo. Cambierà presto questa situazione. Cambierà molto presto. Qualcosa di nascosto, non credo ci siano corvi o dino qua dentro, anche perché lui può teletrasportarsi direttamente dentro. Però qua colpisco qualcosa. Ah, cristallo, ok. Anche se immagino che gli elfi chiari non ne saranno felici. Chi se frega, tanto li uccidiamo tutti, conoscendo Kratos. A proposito di elfi chiari, eccoci qua. Lascia che gli parli di nuovo. Meglio lasciarli fare quello che stanno facendo. Hanno poca... come definirla? Non stabilità. Quello che sarebbe l'equilibrio. Sono morto. A destra, in arrivo. Non so perché ho fatto questa stupidaggine. Loro sono anche abbastanza facili da combattere. Bisogna stare attenti a tutti gli attacchi che fanno. Questi attacchi che fanno in corsa. Dietro, occhio. Vedete, si storniscono molto facilmente. Siamo anche sopravvissuti, meglio del previsto. Si storniscono molto molto facilmente. Hanno attraversato i punti di luce, che ora però sono spariti. Ho un'idea per attraversare. Ho un'idea. Sentiamo, Tyr. Per fortuna, pur avendo rinunciato alla violenza, può ancora distruggere qualcosa. Di qua, l'altare ci attende. Arrivo, arrivo. Lasciami curiosare un attimo in giro. Non vedo nulla, ragazzi. Se notate qualche segretuccio, ovviamente. Segreto. Kratos, dove stai andando? Da solo un'occhiata in giro. A volte lo fa. Solo un'occhiata in giro, a volte lo fa. Curioso. Continua. Sono curioso di capire se possiamo prendere anche il quarto di anima di Bro. Se quella storia era vera, credo di sì. Il tempio è diverso da come lo ricordavo. L'ultima volta era distrutto e ricoperto da roba d'Arnia. Questi elfi usano la luce di Alfheim per migliorare il tempio. E senza aiuti esterni, sembra. Sembrano molto più pericolosi dell'ultima volta. Quelli erano dei semplici soldati. Proseguendo ne troveremo di più pericolosi. Grande. Mi fa piacere. Anzi, mi riempie di gioia. Capisco perfettamente. Chi alfa? Siamo molto scrupolosi. Dove conduce?
accademico. Capisco bene l'angolo con cui... È contrario così. Ah, c'è un doppio... Cioè, cosa vuol dire questa cosa, ragazzi? Non riesco a capire. Ecco, orbaccio del malaugurio. Cosa sto sbagliando? Devo giocarmela di doppia sponda, devo giocarmela? Questo che... Deve essere zona bonus. Porca miseria, me l'hanno fatta. Fuck. Mi ha tolto un sacco di vita. Questo è forse il leggendario che avevamo visto sotto. Da sopra. Castigo di Ade. Una stoccata vigorosa con una bomba infuocata incorporata. Scoppia dopo un breve ritardo. Dov'è il nemico? In realtà ci sono quelli qua al videolino. A parte ci basta far così per vederlo. Qua al videolino c'era ancora uno. Continuiamo. Scusa, attesa. Se questi elfi usano la luce per costruire porte e diventare più forti, cosa se ne fanno gli elfi scuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuna lo è quanto la luce stessa. Già, gli elfi chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalle tempeste. Mimir, li capisci questi poemi? Oh, c'è sempre un significato se guardi bene, fratello. Dipende da quello che ci metti tu. Bene. La pietra crepuscolare non ti ha dato la giusta angolazione, sicuro? Ah, perché devi rompere qui? No, non ci ho neanche guardato, sinceramente. Scusami, Tyr. Ero distratto. Colpa mia. Non ci avevo proprio fatto caso. Altri elfi chiari. Me ne occupo io. Forse non è una buona idea. Ehi là, amici, salve! Non vogliamo farvi del male. Tyr! Indietro! Sfera volante dell'elfo chiaro mistico. Ah, ok, dobbiamo annullare il. La padre, occhio alla sfera! Lui. Wow, non l'avevo proprio vista. Sì, beh, possiamo combatterli alla distanza volendo. Facciamo così.
che è un potere che dobbiamo... Chi alfa? Sviluppare. Bravissimo, tienmelo fermo. Non ti offendere, ma... Dietro di te! E via. Schiaffa! Boom! Sono abbastanza debolini, devo essere sincero. Me li aspettavo più forti questi elfi. Adesso ho parlato, quindi ci faranno malissimo a breve. Proprio malissimo, però. O meglio a breve, in realtà a loro basta un colpo. Noi siamo morti. Attento alla palla di luce! Però quel colpo non sono riusciti a metterlo a segno. So perché combattono. Gli elfi scuri vogliono che le anime nella luce vengano lasciate in pace. Quelli chiari vogliono sfruttarle ancora. Sì, è esattamente così. Allora, chi ha ragione? Non è così semplice. E non sta a noi deciderlo. È un conflitto elfico. Ho detto la stessa cosa quando eravamo ad Alfheim. Ok. Oh, c'è una cassa là. C'è una cassa. C'è un altro forziere. Come lo raggiungiamo? Non possiamo. Proseguiamo. Come non detto, Kratos. Hai ragione tu, io mi fido. Andiamo. Bello ospitale, questa Alfheim per ora, dai. Sono sincero, mi aspettavo peggio. Arriverà il momento di grande batosta. Hanno creato un sacco di porte di luce. Fortificazione. Già, non vorrei che gli elfi scuri prendessero il controllo. Sembra interessante. Stiamo perdendo un attimo la via, nel senso... Ok. C'è una roba da ruotare, qua c'è una cosa da tirare. Non possiamo scendere, guardiamo tutto prima. Diamo un'occhiata nell'insieme. Perché qua non possiamo fare niente, quindi tiro la corda. Catena. Non penso che da lì si vada all'altare. Lo sappiamo. C'è un forziere qui. Ah, lo vedo ora. Perdona l'impazienza. Oh, difficile. Come faccio a bloccarlo? Rimbalzo, ma devo andare lì. Deve esserci un modo per far passare l'ascia oltre questa grata. Ah, ok, poi quando torna. Perfetto. Non avevo pensato al ritorno dell'ascia, carino. Elsa di Gram. Attenzione, meglio. Questo conferisce il bonus di danno da mischia, tanto non lo usiamo spesso. Conferisce un bonus di rabbia e applica stordimento ai nemici vicini, carino. Molto carino. Ci pensiamo. Oh no. Lo dico io o no. Schiappa! Bene.
bene. Torniamo al lavoro. Torniamo al lavoro. Pensavo avessi attaccato qualcuno. Non particolarmente difficili questi angoli, nel senso che, oh mio Dio, nel senso che una volta che azzecchi gli angoli sono andati, in automatico va, però arrivo da sopra. Dov'è l'ultimo? Giochiamo col frisbee. Però vorrei dire un'altra cosa, ma non la dirò. Non la dirò perché poi so che me ne pentirò in futuro, quindi non dico niente per ora. Stai facendo una bella raccolta di poesie, fratello. Perché quello stupore? Il mio popolo è famoso per la sua cultura. Non è stupore, è rispetto. Quelli? Ti lascio fare, allora. Schiaffa! Sai che ho fatto bene a non dire la cosa che volevo dire un attimo fa. Dietro di te, in arrivo. Che brutto colpo, stai bene, fratello? Fatto bene. Fatto decisamente bene. Voglio parare un po', non riesco più a parare nulla, non sto parando nulla. Preso in pieno. Non riesco a fare niente. Devo tentare di non usare la furia. Non metterebbe di imparare nulla di questi nemici la furia. Questa posso solo evitare o parare, ma con un doppio parry. Questo era un bel parry. Alla faccia della combo Atreus che abbiamo fatto. Quanta violenza. Ci vediamo dall'altra parte. Tanta violenza, sì. E tu cosa fai? Salti? Wow, Tyr salta bene. Tyr salta molto bene. No, era lame del caos. Molto bella questa. Cosa che c'è di nuovo? Ah, l'altro attacco runico.
Per ora teniamo Tempesta del Nord. Stavo dicendo, dobbiamo trovare anche l'altro corvo di Odino, eh? Sì? Può saltare, davvero? Ah, ok, no. Io vorrei tornare su, se possibile. Col tasto di annullamento si torna su, figo. Qua c'è una cassa. Facciamo il giro da di qui intanto. Qui c'è un'altra cassa. Come la prendiamo però? Ok. Non mi pare diano troppe indicazioni o troppe possibilità. No, non si brucia l'albero. Non siamo su Zelda, mettiamola così, giusto? Mi pare di capire. Idee, ragazzi? Non è immediato questo, eh? Non è affatto immediato. Che questo da prendere da più indietro? Qui è qui a sinistra. Ok, no, perché dovrebbe essere lì. E non è un segreto così grosso, è una cassa rossa, ragazzi. Se fosse un segreto così grosso, dovrebbe essere almeno leggendaria, almeno. Fatelo sicuro. Che non saremmo passati di qui. Mi sfugge. Fa niente, andiamo avanti. Peccato, però. Non vedo chiare soluzioni. No. Oh, attenzione. Vediamo dall'altra parte. Attenzione, attenzione, attenzione. Qualcosa abbiamo trovato in realtà. Wow, Tyr salta bene. Sì, vieni qua a colpirlo però. No. Credo vada fatto un po' più velocemente. Che cosa? Non riesco a capire suonare.
complesso. È complesso, sì. Abbiamo trovato il segreto, ma campana e... ci sono delle altre di campane, no? E questo? No. Sono confuso. Mistico non ci vede. C'è della pietra crepuscolare. Da lì non... ah, ho capito. Un'altra cassa. Ci sta arrivando. Non ho mai visto gli elfi chiari avere così tanto controllo del tempio. Credo sia colpa nostra. Deve esserci un nuovo guardiano del tempio, la controparte di Svartalfjofur. Il re degli elfi scuri. Ora anche lui è nella luce. Sarà sicuramente simpatico. Abbiamo aumentato la difficoltà degli enigmi. Sono io che sono diventato più tonto. Ah, è qua sotto. Però dobbiamo girare di una. Eh sì. Di una dobbiamo girare. Io là sotto non posso attaccarmi. In qualche modo lo... Crisi di enigmi, ragazzi. Crisi mistica. Mia. Alla fine sono tutti più facili di quel che... di quel che pensiamo. Serve un tempismo perfetto. E noi l'abbiamo avuto, per fortuna. Vedete, questo era un enigma della cassa leggendaria, quindi quello di prima evidentemente è anche più facile, solo chi sfugge. Anche perché... fateci tornare solo un secondo, per amor di completismo. Perché questa non è una porta. Non lo è. Cioè, qui si può entrare solo... niente, non lo so. È un... veramente strana questa cosa.
Veramente, veramente strana. Non l'ho capita. Peccato. Ci torneremo. Proseguiamo. Attento alla palla di luce. Possiamo proseguire di qua. Padre, di qua. Arrivo, arrivo. Adesso giuro che non rallento più, ragazzi. Tir, non ti rallento più, arrivo. Dammi sempre solo un secondino per guardare di non perderci l'ovvio. Arrivano. Fate ciò che dovete. Fate ciò che potete o che dobbiamo. Schiaffa! Occhio a sinistra! Uzio! Questo non me l'aspettavo. Verso chiaro a sinistra! Lasciate picchiare qualcuno così mi ricarico la vita. Grazie. Chissà come creano questi ponti di luce. Guardate questa statua, questi cristalli. Li ho visti anche addosso agli elfi. Mi chiedevo, e se questa statua cadesse sulla voragine? Sarebbe una gran bua. I cristalli creano ancora i ponti di luce e ora gli elfi chiari sono intelligenti. Ci siamo quasi. Permetti? Inizio a credere che gli piaccia vandalizzare cose. Tra un po' lo vedremo rompere anche i vasi. Continuiamo? Un po' lo vedremo rompere anche i vasi. Quindi questo non ha alcun senso. Parte questo di divertirsi, ne siamo assolutamente certi. Pare di sì. Continuiamo. Qui dove eravamo prima? Adesso scopriamo che lo potevamo prendere da di qui. Stiamo avvicinando. Vedete? Lassù? Sembra anche più alto da qui. Non riesco a credere che fosse tutto qua giù. Traffa. Non posso. Lo so. Allora, datemi un secondo, ragazzi. Arrivo. Veloce. A famiglia, a famiglia. Ok. Questo maledetto. Ho perso mezz'ora. Per niente. Poi. E sono quelli da suonare, ma dov'è la cassa Nornana? Eccola qua. Uno, due. Il terzo sarà. Non può essere troppo lontano perché il suono non dura lungo. Oh, CRN. N. R. Quindi C sei qui. Merda. Vabbè.
mi sa che dobbiamo... Yeah! Che brutto colpo, stai bene, fratello? Mi sentire di essere sempre inutile. Questo è per te. No, oh, non si è stordito. Era un bellissimo colpo. Era un bellissimissimo colpo. Facciamo così. Questi. Guardiamo le lame del caos per una volta. Attento alla palla di luce. Wow. Sottovalutato, ragazzi, perché pensavo di poter gestire con facilità uno o due nemici, invece sono una bella serie. Dietro, occhio! Sono una bella serie di nemici qua. Ok, non c'è da scherzare. Non ci ha fatto a scherzare, anzi è meglio stare più indietro così li dividiamo. Vai. Ci ritiriamo. Schivato ancora troppo presto. Schivato ancora troppo presto. Brutto, brutto combattimento fatto. Se li becchi in testa perdono subito. Ah, mi stordisci subito in testa. Questo era un dettaglio che non ricordavo. Chiappa!
Stiamo indietro. Attento alla palla di luce. Scusate ragazzi, si combatto così arretrato, ma temo l'arrivo soprattutto degli incubi. So che non è il più spettacolare dei combattimenti, anzi. Sono qua a tentare di fare le figate poi, ma. Occhio a sinistra! Oh, questa l'ho sentita, fratello! Niente. Temo sarà la nostra morte. A sinistra! No! Abbiamo fatto tutto benissimo, io avevo fatto anche il doppio parry. Maledizione, maledizione. È stato tutto il tempo indietro attento, poi abbiamo buttato via tutta la vita a fare quelle stronzate di colpi di sponda. Tanti che ci lanciano le maledette bombette. Come si è trasformato? Si è trasformato e vuole me. Mi brama tantissimo. Paura dell'arrivo degli incubi. Sfera di luce in arrivo. Allora, la sfera di luce. Guarda, incubo.
stiamo gestendo tutto. Una cappellata, mi pare solo di aver visto il corvo di Odino qua sopra. Wow, è l'ultimo. Aia, tutto l'ultimo, ok? Vediamo se riusciamo a farci uccidere. Ci ha messo più del previsto, più del dovuto, anche del necessario. Però ce l'abbiamo fatta. Erano tanti, li abbiamo gestiti un po' da fifoni là dietro. Non lo ricordavo così luminoso. Direi che fa parte anche del gioco, dove ti danno la possibilità di farlo, ci sta. È chiaro, un metodo molto, molto safe. Abbiamo trovato qualcosa per Atreus. Ottimo, prima freccia aumenta i danni. Abilità. Abilità, come siamo messi qua che abbiamo spammato? Stiamo facendo anche per questo. Ma com'è solo 3 di 5? Quanto devo caricarlo, scusate? Non perdiamoci di vista gli obiettivi. Ah, le norme. Perché insistono con queste prove? Dovresti saperlo meglio di noi. Non ricordo l'ultima volta che ho fatto visita alle norme e non mi interessa. Fatto. Ok, non ci sarà vita, ci sarà rabbia. Questo cos'era? Sì, rabbia. Quindi manca solo un appunto e poi abbiamo finito tutta bene la mappa. Speriamo di trovarlo, di non essercelo perso da qualche parte. Questo ci fa capire anche che dovremmo essere circa a fondo mappa. Bene o male. Boss fight incoming. Un'altra porta di luce. Sullo scudo della statua c'è della pietra crepuscolare, ma l'angolazione non va bene. Pensi sia possibile impedire agli elfi di combattere tra loro? Se Freyr non avesse abbandonato il regno, forse ci sarebbe la pace. La colpa è davvero solo di Freyr? Questa guerra ha avuto inizio molto prima di lui. Ma lui poteva guarire questo regno e porre fine a... Ha fatto una scelta. Quella sbagliata. Forse per Alfheim, ma non per lui. Beh, abbiamo tutti il diritto di seguire la nostra strada, a prescindere dalla destinazione. Me va tutto bene, ma vorrei l'appunto io. Ja!
Lo scudo si è mosso. Sì, così. Abbiamo dovuto, ma quando è morto ci ha detto che stavamo dalla parte sbagliata. Capisco. E ci siamo, ragazzi. Mi sa che l'ultimo punto ci siamo perso qualche parte. Vediamo un po'. Senti ancora qualcosa di ferito là fuori, Atreus? Sì, mi sembra. Forse è solo la tempesta. Indaghiamo. Abbiamo già scoperto una profezia segreta di una misteriosa veggente. Che luce. Lì, la camera centrale ci porterà in cima, dopo aver oltrepassato l'ennesima porta di luce. Tuo padre è davvero minuzioso. Perché è un segreto questo? Senza limiti. Ma che cosa? Potere? Crescita? Ambizione? Un po' vago, no? Ah, è un bonus anche questo. Super. Quante cose che abbiamo trovato qua ad Alfheim. Quanti segreti, segretini, segretucci. Pensavo fosse la strada per... per trovare il cristallo io invece. Non è la posizione giusta. Anche il fatto che ti aiutano molto negli enigmi non li rendono particolarmente frustranti. A me piacciono in generale, non mi fanno impazzire. Ma mi piace stare qua a scervellarmi un po'. Io qua avrei provato. Forse se acceleriamo le cose. A farlo, no? Poi ovvio che qua vedi che non è giusto. Da qui dovrebbe funzionare. Lo vedi che non è giusto, però. Ben fatto. Al tuo servizio. Allora te lo dico subito, quindi accorciamo un po' questo processo. Ah, la luce di Alfheim. Che meraviglia. Andiamo, Tyr. Let's go. Niente. Che succede? L'ultima volta lì dentro potevo sentire la mamma, ma ora no. La sua anima è con la luce ora. Cavolo, non mi ricordo nello specifico tutte queste parti. È in pace ora, Atreus. Lo spero. Quando mio padre è entrato nella luce, ha sei detto... Sei entrato nella luce di Alfheim? Sì. Eppure sei qui, sano di mente e decisamente non ridotto in cenere. Devi dirmelo, Kratos. Cosa hai visto? Quel ricordo è solo mio. Ma per me sono passati solo istanti. A me non sono sembrati istanti. Ero in trappola. Atreus ha superato molti ostacoli per salvarmi. Posso solo immaginare. Beh, il trittico di Groa ci attende. Ma non possiamo anche usare le armi? Okay. Hai mai incontrato Groa? Molte volte.
ma era tormentata dalle visioni, perciò parlare con lei era complicato, per non dire peggio. Figata. Che stai facendo? Io ho sentito qualcosa. Bellissima la musica. Padre, lei non c'è più. Ci ha fatto incantare. A volte mi sembra di un vecchio Kratos. Ci siamo quasi. Hanno cambiato un po' di cose. L'altra volta c'era della roba d'Arnia qua giù. C'erano così tanti elfi scuri. Io finora pensavo che il re degli elfi scuri... Che gli elfi scuri fossero... Tyr. Sì? Ma aiutammo la parte sbagliata. Sicuro che sia la domanda giusta. Io... Qual è la domanda giusta? C'è una parte giusta. Esatto. Cosa ne pensi, Atreus? C'è una parte giusta in questa guerra? Io... Vuol dire che torniamo indietro e saltiamo qua. Allora forse non dovresti schierarti. Direi. Attenti, non capisco il motivo. Se questa non sembra una zona da boss fight, non lo so, vediamo. Ci siamo. Detto, non me lo ricordo perfettamente, anzi ho dei vaghi ricordi di questa parte, nello specifico intendo la mappa. Eccoci. C'era una cassa nornana. Oh, l'avranno spostata. Che figata che ricorda le robe dell'uno, ragazzi. Si ricordava che qua c'era una cassa nornana. Non spaventarti, ecco. Sono io. Ah, ce l'avete fatta. Benvenuti. Ci sono loro, come sempre. Anzi, c'è lui. Abbiamo un piccolo potenziamento se possiamo, in vista della probabilissima battaglia che ci attende. Peccato che non abbiamo trovato l'ultimo appunto. Ah no, invece sì, l'abbiamo trovato. Ottimo. 100% però. Alfheim 23. Svartalfheim 50. Sono qui per te. Allora, lui non possiamo potenziare. Cosa possiamo potenziare?
Sostanzialmente, abbiamo se... altro da dirci? Sì, scusa, scusa, ho sbagliato. Cercavi qualcosa? Spallacci dell'illuminazione. I colpi con risveglio del gelo e frusta di fiamme hanno la probabilità di fortuna discreta di conferire una benedizione runica. Bello, però. Livello 3 mi sa che è già al massimo di quello. Non abbiamo ancora trovato acciaio nanico, nulla del genere. Costruiremo. Il resto non mi sembra. Ti va di parlare un po'? Sentiamo. Credi nel destino, Sindri? Oh, certo che no. Pensi che mi laverei così tanto le mani se quello che faccio non fosse importante? Solo una persona può sindacare su come viviamo la nostra vita. Noi stessi. Ai giganti è sempre piaciuto nascondere i segreti in bella vista. Guardate questo. Adesso entriamo nel ricordo. Ricordo. Nel segreto proprio. Vediamo un po'. Immersi nell'oro. Ah sì, qui Groa sta cercando il suo marito perduto. Era determinata a trovarlo, meditò per intere settimane. Sfortunatamente trovò qualcos'altro. Una visione del Ragnarok. Odino seppe della visione di Groa. La cercò e le chiese un consulto privato. Pare che non gradì ciò che gli disse. Il Bosco di Ferro è... Non so cosa sia. Il mitico santuario dei giganti. Curioso. Quindi è a Jotunheim. So che alcuni giganti lo credevano, ma il Bosco di Ferro non esiste. È un concetto, un paradiso metaforico. Non è reale. Groa avrebbe chiesto di riportare a Jotunheim le sue ceneri perché la sua anima trovasse pace nella luce. Dubito che Odino abbia rispettato il suo volere. Il campione. Penso che dovrei essere... Io. Presumi un po' troppo. Meglio non prendere queste astrazioni alla lettera. Le profezie sono ingannevoli per natura. Anche se alcune sono più chiare di altre. Il Ragnarok. Sì. La fine di tutto. Quindi è così. Non possiamo fare nulla per impedirlo. Deve esserci un modo. Se no, perché nasconderlo? Tyr, questo è ciò che abbiamo visto. Sei tu. Combatti nel Ragnarok. No. Io non posso. E questo che cosa? Questa sì che è una novità. È un regno. Asgard viene distrutto. Asgard, giusto. Nel Ragnarok. Ma gli altri regni prosperano. E Odino muore. Gli scherzi sono proprio cattivi. Ha mentito. Groa ha mentito. Certo che ha mentito. Odino ha creduto a una falsa profezia. E allora possiamo vincere il Ragnarok. Possiamo battere Odino. Noi dovremmo essere il Ragnarok. Ma c'era Tyr a guidare l'attacco contro Asgard. E poi c'era l'esercito di El. E gli elfi. Il campione. Va bene. Chiunque sia, non importa. Ma per la prima volta sappiamo qualcosa che Odino non sa. Noi possiamo vincere. Tyr? Esatto. Non sarà una profezia a influenzare le mie scelte. Ma noi ti abbiamo visto. No, Atreus. È sbagliato. Vieni. Noi dobbiamo parlare. Quando dice questo noi così perentorio, mi sta di lavata di capo. Ci siamo. Cosa hanno scelto di fare loro?
Non possiamo fermare il Ragnarok, però possiamo vincerlo. Se Asgard viene distrutto, Odino non sarà l'unico a morire. Deve esserci un altro modo. Forse prima è meglio se usciamo da qui. Concordo. A sinistra! Perché non ho... Ecco, stavo dicendo, perché non ho la mia arca. Mamma mia. Faccio un errore, ne sono consapevole, ragazzi. Faccio un grosso errore, nel senso che adesso ci aspetterà una battaglia molto più dura di questa. L'affronterò con la consapevolezza di non avere... la furia. A destra, in arrivo. Che miseria. Che bello quando si... si parano le cose. Non è finita, sì. Che bello quando si riescono a perdere le cose, ragazzi. Mamma mia. Proprio è un perri proprio violento, li respingi fisicamente, lo senti. Abbiamo buttato via un sacco di vita, furia, e ora ci sarà da, come detto, soffrire. Uccidi gli elfi chiari. Ecco che si è sbloccato il... Stiamo attenti. Tentare di recuperare un po' di vita in qualche modo. Questa musichetta. Sopra, fratello! Giù. Ho detto muori. Ora hai il mio permesso di morire. Padre, di qua. Schialfa. Chi c'è? Che sei un pippon. Sei molto stiloso quando ti pari, ma sei un pippon. Questa è una parte di combattimento senza segreti? No, invece no. Forse è indipendente scendere a destra o a sinistra. Mi sa di sì. Sai che non cambia niente. Attenzione, l'abietto sta per esplodere. Oh, vai. Ah, salgono i furbi. Un altro a sinistra. Chi alfa? Sale anche lui?
No, scendiamo noi. Bomba di luce, occhio! Mamma. La soddisfazione, la violenza con cui picchi in questo gioco è resa in pochi altri giochi. Di qua. Dietro di te. Un gingiri in giro. Vai, vai. Eccoci qua. Basta! Torno, avete visto? Merda. Che spettacolo. Le onde d'urto non so come evitarle. Teniamo sullo scudo. Forza farlo, quindi vuole che stiamo sempre vicini. La prossima parata che faccio così, ragazzi, mi faccio andata molto bene. Stiamo combinando. Oh, la miseria. No. Nuova performance. Non stavo avviando neanche un perro. Ma questo voglio usarlo adesso, ragazzi. Concedetemelo. Non so neanche se è la scelta giusta usarlo subito così. Cioè subito. Oh.
schiaffa! Sta usando la luce per curarsi! No, 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 no! Wow! Bellissimo! Che ritmo! Che ritmo le boss fight, ragazzi! Mamma mia, che brividi! Che brividi! Si è ammaghiacciata, possiamo potenziare al 3 la Leviatano. Mamma mia! Io non so se rende a vedere, ragazzi. Vi giuro, se siete dei giocatori, pad alla mano, fatelo. Bellissimo! Perry, Perry, colpisci, Perry, schivi, Perry, colpisci. È finita. Non è ancora finita. Cosa succede? Lui ha ucciso. Probabilmente avesse... Tutto bene, Tyr. Aveva fatto promessa. Hai visto cosa accadrà? Ho detto che non mi sarei unito alla guerra, eppure sto trascinando un elfo innocente. Innocente? E mi sto preparando a distruggere Asgard. Che scelta abbiamo? C'è sempre una scelta. Io non vi guiderò in battaglia. No. Non sono più. Non voglio combattere, ma con voi tre non ho scampo. Il vostro cammino porta a innumerevoli morti, a impensabili dolori e sofferenze. Oh no! No! Atreus! Dannazione! Ecco. Merda. Resisti! Di qua! Le tue catene! Non devo schiaccare nessun tasto, ero pronto e allerta per schiacciare i tasti. Quick time event, invece no. Ci butta giù. Per un attimo ho detto, boh, è impazzito, ci butta giù. No, meno male. Concordo. Se chiede il guardo. Sei ferito? No, signore. Ehi, Tyr. Vorrei capire come mai Tyr ha preso questa scelta. Ha fatto questa scelta, ha preso questa strada. Mi dispiace per prima, io... No. A me dispiace. Non sarei dovuto venire. Ora andiamo. Cambiare l'armatura di Atreus. Troppo pacchiana, non mi piace così. Quindi non c'entrava niente il quarto di anima di Brooke. Possiamo far nulla, mi tuffo. Io voglio solo fare direi la cosa che Alfheim per ora, almeno questo pezzo di Alfheim, finito. Di profezie. La guerra non ti darà ciò che cerchi, Atreus. Solo morte. Quindi cosa dovremmo fare? Arrenderci? Non fare nulla? Basta. Discuteremo di cosa fare quando saremo fuori pericolo. Ci viene salto. Raggiungi il passaggio mistico. Avremo ancora gli elfi che ci danno la caccia. Oh mamma mia. Peggio. Gli elfi scuri. Provvidenziali. Non ne posso più combatterli. Perché non ci lasciano in pace? Schiaffa! Mi
riesce a capire che prima per tiene le scatole. Altro elfo scuro a sinistra. Mi sembra quasi che non si stiano impegnando. Vai. Impressione mia. Dobbiamo andarcene. Da qui. Andiamo. Di sicuro l'impressione è solo mia. Urma a fare. Che è questo? Dai, coglici però. Siamo degli animali ormai. Delle belve. Da qui. Schiaffa. Oh. Dietro di te, in arrivo. Ripeto, sarà la mia impressione, ma mi sembrano un passivelli. Colpito e tolta tutta la carica. Cosa per cui mi sento in colpa però nel gioco che non sto usando le lame del caos. Adesso ho imparato a usare bene l'ascia. Posso lanciare. Aia. Schi alfa. Aia. Non sto bene per niente, no. Non so dove ci abbia messo il checkpoint, vediamo.
Se appena prima di questi due o tempo addietro. Devo uccidere l'elfo qua. No, neanche, ok. Checkpoint per nulla punitivi. Ci sta. A destra! Aia. Sbagliato, ho sbagliato. Lame, 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 lame. Anche le lame, sanno il fatto loro. Per questo non lo mettevo in dubbio. Devo solo prendere un po' di confidenza anche con quelle. Passivelli che alla tua destra ci va strabene, come cosa. Che è successo? È vero che loro davano tipo così, erano allucinazioni Non ricordo più follia, come si chiama questo stato. Va tutto bene, però stia calma. La musica è passata. Direi che il peggio è andato, ragazzi. O ci prepariamo a un double boss fight. Prima elfo chiaro, adesso elfo scuro. Sarebbe figo, non direi di no. Assolutamente. Possiamo andarcene ora, per favore. Ci siamo quasi, di qua. Tyr, noi... Apri il passaggio. Mi sa che non ci accontentano. Me sa de no. Oh, attenzione! Vuoi la guerra, Atreus? Guarda cosa ha lasciato questa nelle terre aride.
Io ho già visto fin troppe cose. Ok. Non c'è fretta. Dovremmo esplorare questo deserto. Ah. Senti, so che non possiamo fidarci. Mi ricordo più cosa abbiamo trovato, ragazzi, scusatemi. Qua. Bello. La profezia, ma nemmeno... Volevo vedere... Non lo stiamo ignorando. Ne riparleremo a casa. Per ora voglio cercare l'animale ferito che hai sentito prima. Ma davvero? Sì. Beh, dov'è che sono le missioni, ragazzi? Ok. Non capisco bene. Va bene. La sì, mappa. Fai strada. Lo bosfetto opzionale. Dovremmo riuscire a raggiungere le terre aride in cima, superando questa materia d'Arnia. Questi me li ricordo. Territorio degli Elfi Scuri. Anch'io me li ricordo. Ma cosa ci è servito farlo? Devo vedere questa creatura allora. Fatti vedere, corvo di Odino. Mamma mia, adesso stiamo con un quarto d'ora. Una buona mira, direi, sì, una buona mira. No, no, l'ho lisciato di un pelo. Atreus ha sentito una creatura nel deserto. Con una tempesta simile? Impressionante. Lo conosci bene, Alfheim, vero? Hai una vaga idea di cosa ci sia lì fuori? Che mostro. No, mi dispiace. Io e gli elfi... Storia lunga, meglio se mi tengo alla larga da loro. La materia d'Arnia è più appiccicosa di quanto vorrei. Ma buona fortuna con la ricerca. Grazie. Mettete del panno nelle orecchie per non fare entrare. Poi mi direte... Leviatano Ale. Avevo una cosa da dirti? Vediamo. Oh, mi serve proprio. Mi manda di qui, quindi a cercare là. Che animali sono? Gulon, autoctoni di Vanheim. Non so che ci facciano qui. Ah. Non dico di no. Sono addestrati a trainare una slitta. Buon per loro. Ah! Gulon addomesticati. Che bizzarro. Ah, ci sono i barili. Quindi è come andare in giro con la barca per portarci in giro nelle varie
nelle varie zone, che figata. Carino. Marca le bandierine dove dobbiamo fermarci. Questi. Ok, ci sono i piccoli depositi da beccare. Hai qualche indicazione per trovare l'animale ferito? O... Così, insomma. Ok. Vediamo questa bella giornata. Non riesco a sentire nulla. E se trovassimo una grotta per orientarci un po'? Non dovrebbero poterci attaccare mentre... Non penso che passeremo da lì con questa tempesta. Mentre siamo sulla slitta, visto che sulla barca non ci attaccano. Quindi esploro con calma la zona. Tentiamo di... Io posso farmela anche a piedi volendo, dite, o mi ferma la tempesta? Esatto, facciamo un giro così, così liberiamo la mappa. Non si può andare con tutta questa sabbia. Come non detto. Qua c'è un forziere. Qua c'è un corvo. Pare non ce ne liberiamo mai. Che manovrabilità che è andato alla slitta. Tanta roba. Questi piccoli pezzi di open world, senza sapere se abbiamo gli strumenti adatti, ragazzi, rischiamo di perdere tempo. Adesso vado alla missione. Là, l'entrata di una grotta. Mi piacerebbe fare tutto il possibile e lasciare solo le cose che non possiamo fare adesso. Oddio, sono diventato grigio. Accendo una luce, ragazzi. Telecamera non ce la fa. Anzi, datemi anche un secondo che bevo un bicchiere d'acqua. Le troppe emozioni. Oh mio Dio. Sto per fare un disastro. Troppe emozioni mi mettono sete. Vediamo cosa c'è qua sotto. Questa grotta si estende sotto il deserto. È qui la creatura? Dai rumori sembra di sì. Proseguendo la troveremo. Vediamo. Che posto è? Sembrerebbe un rifugio degli elfi scuri, uno dei pochi rimasti, ora che sono stati banditi dal tempio. Grande. Di sotto
01 01 01. Oh, la miseria, le terre aride pieno di roba. Canyon, appunti uno. Canyon non ho trovato tutto. E Canyon ci torniamo anche dopo, no? Immagino. Non posso esimermi, ragazzi, quando sono così passivi. A parte che li battiamo. Prova completata. Yes, sir. Eccola qua. Diamo stordimento. Andiamo assolutamente a stordimento. Ho 6.000 punti esperienza, ho visto, eh. Sembrano tipo le creature di Star Wars. I rumori. Allora adesso devo fare questa missione. Andiamo. Questa e questa. Oh mio Dio, ma quanti sono? E questa va. Che è forte, efficace, abbastanza rapida. Spamming like no tomorrow. Non preoccuparti, ce la puoi fare. L'ultimo. E mi spiacerebbe morirci adesso, però rinuncio alla sfida. Possiamo fare. Questo era un bel assalto, eh. Sai, ora che conosco meglio gli elfi scuri, spero di non doverli affrontare. Ci attaccano. Beh, è casa loro. E considerato quello che è successo l'ultima volta che siamo stati ad Alfheim, puoi biasimare.
CCR. Di mega sponde, ragazzi. Neanche un segreto così difficile, perché c'è solo una scatola, una cassa rossa, quindi eppure forse qua sopra la lancio direttamente giù. Cosa servono tutti questi? Solo per combattere, dite. Noi non lo stiamo usando i colpi di balzo. Infatti, in base alla difficoltà, in base alla qualità del premio, si può capire la difficoltà dell'enigma di solito. Pazienza. Di massima. Virtù o minaccia? Dipende da chi legge. R agli altri. Che siano di là. La creatura che hai sentito, ora che dice? Non funziona sempre così. Certi animali sono solo... Provo ciò che provano, capito? E qualunque cosa sia, sta soffrendo molto. Certo. Perché? Curiosità. Davvero? Anche io sono curioso. Ok. Ok. Poverino. Può alzare dall'altra parte, perché se si può alzare dall'altra parte, qua ci andiamo dopo. Ah, forse sì. Forse si scende dall'altra parte. Quello là era il percorso che avevo intravisto prima. Bisogna capire che creatura scopriamo. E troviamo. Let's go. Sarà abbastanza lungo il giro per arrivare alla nostra cassa normana. Io spero di poterla aprire, perché tante per ora non siamo riusciti. Forse vedo qualcosa. Sotto, infatti. Abietto a sinistra. Di alfa. Esploderà.
Schifoso. Qua è dove dobbiamo aprire. Non ho visto. La mia cura. Non ci credo. Si è andata con il. L'abbiamo piazzato? Devo colpirlo da di qui? No, non posso neanche colpirlo da di qui. Questo è il problema. Interessato molto quando parlo con animali, anelli incantati o cose così. È cambiato molto per entrambi. Beh, già, voglio solo capire perché vorresti aiutare un animale a caso. Non è ciò che vuoi. No, no, lo voglio, ma mi sorprende che lo voglia anche tu. Matteo, siamo buoni noi, siamo dei buoni papà adesso. La cassa adesso possiamo aprirla. Il giusto tempismo. Qua c'è una mega battaglia. Direi di rimandare. Qui posso salire. Sì, posso risalire. Allora, pronti? Cioè, pronti. Non faremo mai in tempo, vero? Ma sì, invece. Ok, te lo fanno durare tanto, giustamente. Seconda melina. Ancora una per aumentare la vita. Molto bene. E qua, fatemi vedere se c'è qualcos'altro. Sembrava ci fosse tutto un mondo di là, invece no. Sono obbligato a scendere da questo lato. Qua si pesta, ragazzi. Solo lui, tipo... Sembra un boss fight. Ah no, infatti era il 3 quello di prima. Lui è quello forte, però ce ne sono di più. A destra, in arrivo. Vogliamo di più. Dietro, attento. Alla tua sinistra. Stiamo facendo una stupidaggine, nel senso che questo ha... Chiappa!
A uno di vita non l'avevamo ucciso, ok. In arrivo da dietro. Ci avrei quasi giurato che stare a raccogliere quel mezzo secondo a tirare su le due risorse. Ci saremmo rimasti. Peccato, era fatta. Era strafatta. Vai. Non dobbiamo farci colpire. Vabbè. Dietro, attento. Veramente fastidioso. E poi con queste cose che... Padre, dietro di te! A destra, fratello! Sono invisibile, sono cieco da un'ora. Questo non è facile, ragazzi. Questo non è facile per niente. Ancora? Era terra l'altro, ragazzi. Non so, vuole scappare un altro po' questo? Sei sicuro che sia la cosa giusta? Se vuoi abbandonare questa creatura ce ne andremo. Beh, no, non voglio abbandonarla. Ma se per arrivarci dobbiamo uccidere un sacco di elfi scuri? Ricordo un giovane che fino a questo preciso istante avrebbe affrontato i Draugr per salvare un animale. Ma questi non sono Draugr Nomo, sono elfi. Voglio solo che non ripetiamo gli stessi errori. Ad esempio, rimanere coinvolti in faccende inutili. Il colpo sta diventando saggio. Si stanno invertendo i ruoli. Abbiamo ancora un pochino di tempo. Non tantissimo, ragazzi. Tentiamo di raggiungere l'animale. Ce la facciamo. Fregati.
Treus non dice niente per la prima volta. Curioso, davvero curioso. Gioco, io l'ho colpito quello tornando indietro. Non dire di no. Perché è così? Ah, ma questo posso semplicemente distruggere da qua? Ho fatto mille pare per... Ops. Forza di richiamare... Acciaio nanico. Oh yeah, oh yeah. Si sta per potenziare. A parte che cambieremo anche equipaggiamento, non terremo sempre questo a potenziare. Segreti, segreti e ancora segreti, creature. Creature e ancora creature. Dov'è il terzo? Uno, due. Sopra. Posso avere una visuale decente, per favore? Evidentemente no. Mi è concesso per ora. Guarda là, quella bomba potrebbe aiutarci.
perché qualunque cosa facciamo ad Alfheim finiamo per danneggiare gli Elfi Scuri? Dobbiamo aiutare la creatura che hai udito. Lo so, ma di solito sono io a trascinare tutti per soccorrere. Questo è vero. Come mai adesso è così fissato? Perché ti sta così a cuore? Mi stai nascondendo qualcosa? Sì. No. Ok. Bugiardo. Bene. Bene, detto questo, cazzo facciamo? Devo passare prima da qua. Sono confuso. Sono molto confuso. Ok, ce l'abbiamo fatta forse. Forse ce l'abbiamo fatta. Noi dove siamo? Qua siamo pronta come. Noi non temiamo gli impi. Dove sono? Forza Kratos, rialzati! Ultime parole famose. Noi non temiamo gli incubi. Esploso, massacrato. E vabbè. Sapete che vi dico? Ah, proprio dobbiamo rifarci. Dobbiamo farci gli incubi. Sì, però basta, cioè. Con un po' di personalità, signori, amici miei. È una tana di incubi. È davvero una tana di incubi. Devo diventare il mio peggior incubo in una situazione di fight con altre persone. Sarebbe veramente un incubo. Dai che ci siamo. Sento il verso della creatura. Se è quello. Ma cosa sa Kratos? Perché vuole aiutare per forza Atreus? Anzi, non torniamo a casa stavolta, no? Andiamo ad aiutare questa creatura. Trovato. Cos'è? Per lo spettro di Gefion. È la fgufa più grande su cui abbia posato gli occhi. Non sta solo soffrendo. Sta provando a cantare. È il canto delle sabbie. Di solito non cantano sottoterra. Questo causa la tempesta. Già,
A giudicare dalla quantità di materia d'Arnia, è intrappolato da decine di inverni. Tranquillo, Pranzo. Ti tireremo fuori. Perché quel nome? Beh, l'altra seppietta era cena, quindi... Oh, cielo. Apprezzo il tentativo di ilarità, ma... Fratellino, è un gioco di parole pessimo. Imbarazzante, persino. Oh, beh, non tutti fanno ridere. Troviamo un modo per togliere le rocce e posizionarci meglio. Ecco che volevo fare anch'io, ma le rocce come facciamo a toglierle? Ah, le rocce. Ok. Gigantesca. Ora liberiamolo dalla superficie. Adesso non ci attacca qualcuno? Perché l'hanno intrappolato qui? Gli Afgufa sono soliti scavare, quindi non darei tutta la colpa agli amici elfi scuri. È bloccato dalla materia d'Arnia. La materia d'Arnia non appartiene agli elfi scuri, non più di quanto la luce appartenga agli elfi chiari. È solo una delle risorse naturali di Alfheim, una risorsa che gli elfi usano dai tempi degli antenati. E se dalla loro parte gli elfi chiari sembrano voler bandire l'Arnia, gli elfi scuri la usano in modo efficiente qui nelle terre aride. Quindi, rimuovendo tutta la materia, danneggiamo gli elfi scuri? Vuoi lasciare la creatura in trappola? No. Allora liberiamola. Kratos, ma da quando, scusami? Cioè, davvero? Va bene tutto, ma questo cambiamento repentino... L'estra dei lamenti. Armatura a busto? What? Ah. 26, 18, 34, 20, 17, 17. Alla faccia. Ce la mettiamo, sì. Ok, andiamo a finire questa missioncina, ragazzi, prima di salutarci. E poi è ora. È questo il punto. Qui possiamo liberare la scufa. Non era obbligatorio, no? Ma vola? Certo che vola. Fare questa cosa. È una scufa. Sembra più felice ora. Ehi, la tempesta è finita. Sì, forse dopo tutto ci guadagneremo il favore dei nostri amici elfi scuri. Sembra un medusone. Ascolta, padre. Grazie per averci portato qui. Ma non devi farlo solo per distrarmi dal Ragnarok, d'accordo? Non era per distrarti. No? E allora perché siamo qui? Ma non ti rendi conto che... Forse vuole solo passare del tempo con te, ragazzo, finché può. Davvero? Non sappiamo cosa ci attende, ma se Ragnarok è vicino, voglio godermi il tempo che ci rimane. Io... non so cosa dire. Grazie per averci portato qui. Sono felice di averlo fatto. Anch'io. Mamma mia, che cucciolone che sta diventando. Che cucciolone. Ottimo, qua abbiamo liberato, così poi potremo girare liberamente. C'è una cosa che non capisco.
Nella profezia del Ragnarok annunciata a Odino, tutti i regni vengono distrutti, Asgard incluso. In quella che Groa ha mantenuto segreta, Asgard cade ugualmente. Ma Odino non si sarebbe opposto in entrambi i casi. Che differenza ha fatto la bugia di Groa? Aspetta, cos'è quello? Continuano a puzzarmi questi, eh? Atreus, stavo ripensando alla tua domanda su Groa e sulla differenza fatta dalla bugia. Io la penso così. Quando si tratta di stravolgere una profezia, sapere è potere. Senza quadro e contesto completi, i più piccoli dettagli possono portare a un'interpretazione tragicamente errata. Nella mia patria mi giunse voce delle macchinazioni di una certa congrega di streghe decise a destabilizzare il governo. Scelsero un nobile influente, una persona leale, e gli narrarono della sua ascesa al trono in veste di re. Fermo. Finiremo dopo. No, scusami. Mi interessava. Una specie di arpa. Suona divinamente, sapete? Non lo sapevo. E preferisco non saperlo. Dobbiamo sbloccare un forziere leggendario così. E mi può venire solo in mente che ci possa essere un angolo strano fuori. Comunque facciamo questo e torniamo un attimo alla casa base, ragazzi. Perché bisogna tornare. Avremo tempo e modo poi di ripassare anche da qui. In realtà pare di no. Allora, o si arriva da sotto. Qua è finita, ragazzi, c'è anche... Forse la faccio scorrere e poi la richiamo attraverso così. La sfiora ma non la... Ti sfugge. Vedete che si può, no? Perché? Era proprio così da fare, bisogna essere un punto preciso. E mi danno. Il
colpi di scudo contro i nemici afflitti da un effetto di stato consumano l'alterazione e causano una potente esplosione. Questo forse era anche più bello. Ci sta. Questo è più forte anche la ricarica. Ci sta e come, ragazzi. Ah, come detto, iniziamo ad andare verso la strada di casa. I soldati che abbiamo affrontato a Svartalfheim Avremo tutto il tempo di esplorare bene. Pensavo che qui. Rimanessero spiriti nel Valhalla fino al Ragnarok. Quelli non erano spiriti. Esatto, fratello. Pare che Odino abbia trovato una scappatoia. Ha attivato in anticipo un esercito regolare. Probabilmente non avrebbe potuto farlo con delle oneste valchirie tra i piedi. Quello che non è immenso, grande, ma non immenso questo posto. Tornando all'aneddoto sulle streghe, raccontarono al nobile una profezia sulla sua ascesa al trono. Inventarono talmente tanti dettagli da risultare convincenti, e quando gliene parlarono, il nobile si persuase. Manco a dirlo, il nobile si mise subito al lavoro. Uccise il proprio re che dormiva sotto il suo tetto. Uccise anche molti che riteneva amici, credendo fosse loro destino opporsi a lui. Poi, per finire, le streghe tornarono dall'usurpatore. Grazie a qualche misero dettaglio fuorviante, convinsero lo sciocco che era invulnerabile a... qualsiasi minaccia. Fisica o magica? Già, già, ma non era affatto così. Andò a finire con una splendida carneficina, chiaro. Il nobile ci rimise la testa e il nome, che divenne per sempre maledetto. E tutto grazie a una profezia lievemente ingannevole. Un giorno queste storie dovresti scriverle, Mimir. Beh, ci provo, anche se la mascella si affaticherà, ma grazie, ragazzo. L'ha fatto apposta, ovviamente, però. Scusa, tagliato. Se non ce l'ho, non ti serve. Ah. Aspettiamo di trovare qualcosa di più forte. Aspettiamo di trovare qualcosa di più forte a questo punto. Vado già via, sì, qua ci manca un appunto, ma... vedo. Ripasseremo, 36%, non male. Non male per essere il primo giro. C'è un sacco di cose da fare qua. Resistenza nanica. Li posso prendere io. Diamo ancora un leggero tocco di trama. E ci salutiamo, ragazzi. Spero che Tyr abbia avuto abbastanza tempo per trovare un equilibrio. Già, ho visto lampi del vecchio dio della guerra in lui, ma sono deboli. Non c'è nulla di male nell'opporsi alla guerra o alle profezie. Immagino abbia senso. Non si ha mai la certezza di cosa vogliono dire i giganti. Sono l'unico che ricorda che hanno predetto il nostro viaggio a Jotunheim. Se i giganti hanno visto Tyr che guidava eserciti nel Ragnarok, gli credo. La vera domanda è: riuscirai a farlo credere a Tyr? Secondo me alla fine sì. Mastro Kratos, vorrei parlarvi. Dica. Parla. Se mai doveste avere bisogno di me e io non fossi presente, ho installato questa campana a vento, così potrete avvisarmi. Vi basterà colpirla con l'ascia e io arriverò subito. Volete fare un lancio di prova? Lancio perfetto, Mastro Kratos! Davvero professionista! Momento. Molto bene, ora sapete come chiamarmi. Detto questo, sarò felice. Splendido! Sono sempre felice di rispondere alle vostre domande. Oltre la sporgenza, vicino al passaggio, ho visto dei draghi. Draghi? Oh no, signorino Atreus, quelli sono Lindvirm, i cuccioli di Nitog. Nitog? È la madre. Chi è? Corretto, ed è anche una parte fondamentale del ciclo di vita di Yggdrasil.
Io vado ai rami qui in alto. Nitog mordicchia le radici per impedire che crescano troppo. Un delicato equilibrio. Quindi sono amichevoli? Non sono certo affabili quanto me, ma non c'è motivo di temere una loro aggressione, a patto di lasciarle in pace. Nitog è una matriarca inflessibile. Protegge i suoi cuccioli con lo stesso ardore con cui insegna loro la disciplina. Sembra... familiare. Continuate pure, amici. Sì, niente, cosa ci serve, però non abbiamo ancora capito. Ci ha dato un po' di missioncine da fare. Di prove da superare. Ah, sono felice di rivederti, ragazzo. Aiutami, ti va? Oh, certo. Possiamo mangiare quando vuoi, Kratos. Con il tempo lo stufato migliora. Sono felice che... Ok, mangiamo la cena e ci fermiamo. Prima mi sentivo sopraffatto. Perdonami. Atreus, mangia. Oh, attenzione, attenzione. Grazie. Come si è dato alla cucina, Tyr? C'è lui che pulisce tutto. Mangiate. Buon appetito, amici. Sì. Appetito che se ne va. Ma ancora mi sta simpatico. Devo essere sincero. Eccoti servito. Sarà buonissimo. Un pasto da campione. Basta. Ho detto che non ne avremmo più parlato. Sì, hai ragione. Non volevo offenderti. Non mi sono offeso. È solo una parola. Una parola che ti offusca la mente. Quindi tu non credi che abbia un significato? E il viaggio che ci ha fatto fare mamma? E quello che abbiamo visto a Jotunheim? Questo a cosa è servito? Tu non te lo chiedi mai. Ogni giorno. Ma non credo che il suo scopo fosse farti correre inutili rischi. E se i giganti contassero su di me? Quali giganti? Io no. Conto su di te. Che tu sia sicuro che sia sveglio. Ma... e faccia ragionamenti da uomo e non da bambino. Ma se Loki dovesse andare al Bosco di Ferro... Tu! Sei Atreus. Sei mio figlio. E niente di più. Hai capito? Non ho più fame. Oh, sei un ceffone. Non so come ha fatto a contenersi. Le mie parole sono state sconsiderate. Non so come ha fatto a contenersi qua, ragazzi. Veramente. Dovresti mangiare. Pare che sia importante farlo ogni giorno o quasi. Io proprio non capisco. Perché tutte quelle storie su Loki, il campione e il Bosco di Ferro se non sono vere? Lui è così... Ti dispiace se ti do il miglior consiglio che avrai oggi? E forse in assoluto? Dormi. È solo allora che tutti i tuoi problemi si potranno risolvere. Saggio. Sì. Molto saggio. Certo, dormire. Grande idea. Dico davvero. Anch'io. Avanti, fuori di qui. Sono già fuori. Tutti un'altra persona. Una cosa che però non capisco adesso. Me lo chiedo e ve lo chiedo, ragazzi. Me lo chiedo ad alta voce, che magari ve lo state chiedendo anche voi. Thank you.
Loki. Anzi, me lo chiedo adesso ad alta voce prima di vedere questo pezzo di filmato. Cioè, allora, i personaggi all'interno di questo gioco sono consci degli dèi, ok? Sanno dell'esistenza degli dèi e ci è arrivato adesso, ok? Seguitemi, il problema è: come mai lui dice dovremmo scoprire cosa Loki dovrebbe fare? Qual è il destino di Loki? Cioè, come se la storia di Loki fosse già scritta, ma se lui è Loki? Questa cosa non riesco bene a capirla. C'è una storia di Loki già scritta, quindi c'è la figura di Loki come Dio va incontro a questo destino e lui scopre di essere Loki? Quindi è tutto basato su una profezia. Non è che è Loki, tipo i poteri di Loki che si rincarnano da persona a persona, giusto? Questa cosa non sono riuscito bene a comprenderla, perché lui continua a dire, parla di sé in terza persona, dovremmo scoprire cosa deve fare Loki, sarà il campione, deve andare al Bosco di Ferro, qual è il suo destino? All'inizio del gioco aveva detto, non può essere il destino di Loki rimanere qui e morire in questa casa. Cioè, come, boh, da quando ho scoperto che l'hanno chiamato Loki, che si chiama Loki o che è Loki, dovrebbe aspirare a questo futuro, a questo destino. Questo è un po' il dubbio che ho, che non riesco bene a capire. Penso sia solo un filmato, se è una parte dove dobbiamo interagire, ragazzi, ci dobbiamo fermare. Che cosa se ad Alfheim avessi saputo di essere un dio? Non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Ma che succede? Era una maschera. Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Dove mi trovo? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Piccoli problemi della piccola siamo gente. stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. Ricordi e non ricordi bene. Hai rotto la porta! L'unico accesso a Jotunheim! Che cosa vuoi? Lasciami stare, Druma! Non capisco! Come vuoi. Vabbè. Come vuoi. Vabbè. 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 Ehi, non Come scappare! ti pare. Come vuoi. Puoi Vabbè. dirmi Come dove vuoi. sono? Vabbè. 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 Come ti pare. Vabbè. Vabbè. Come vuoi. Ti vuoi fermare? Sta sognando, è solo nella sua mente, non è neanche un sogno. Devo andarmene di qui. Ma dov'è andato? È andato a spingerci probabilmente. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. No. Ma siamo dei. Possiamo No. fare quello Non questo. che noi vogliamo. Ti prego, aspetta. Ti prego. Perché succede questo? È molto meglio di quello di mia madre. Ti prego, fermati! Interessante.
dove mi trovo? Tranquillo. Ah. È lui? Siamo addentrati in un punto più lungo. Ehi, dove vai? Ti seguo? Come l'altra volta, ragazzi. Dobbiamo interrompere qui. Ancora con Atreus e ancora pienamente lanciati nella trama. Anche oggi direi tosto. Mi sta veramente piacendo tutto quanto. Non c'è un momento in cui dico, oh, che palle, dobbiamo fare ancora questa cosa, oppure oh, dobbiamo prendere quello. Tutto molto bello, molto avvincente. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere rimasti con me, spero vi stiate divertendo a vedere questo incredibile gioco, lo finiremo, andiamo avanti, allora forse domani, sicuramente una live nel weekend la piazziamo, poi settimana prossima speriamo di finirlo. Ragazzi, un saluto.